Ciao ragazzi, bentornati con The Last of Us. Allora niente. Io, come potete vedere, in realtà questo qua è il pezzo diretto continuato dell'ultima volta, perché non mi sono smesso, non mi sono fermato, scusate, di giocarlo perché ero troppo preso. Sono troppo preso, per cui andiamo avanti. E poi non c'era un vero e proprio checkpoint, per cui ho preferito così, Ehi, ecco. Joel, ho qualcosa per te. Sì? Tieni. Me l'ha mostrata Maria e io l'ho rubata. Spero non Bene. ti dispiaccia. Cos'è? Beh, ormai una cosa l'ho capita. Dal passato non si scappa. Grazie. Sei proprio una bestia, Joel. Quando te l'ha data Tommy, lei mi ha dato a fare in culo quasi. Se lo dà Ellie, allora va tutto bene. Vabbè che sei maturato magari nel frattempo, però. Povero Tommy, cazzo, dai, eh. Cioè, stesso gesto, risultati diversi. Io comunque sono dell'idea che in una situazione del genere aprirei ogni baule di ogni macchina delle pulizie io. Senza pensarci due volte. Poi, cos'è qua? Una piastrina? Papà sarà diverso. Me lo sento. Cosa intendi? Le luci saranno senz'altro qui. Ne sono certa. Vedremo. Comunque è un posto del cazzo questo qua, eh. E secondo me è anche pieno di infetti. No, in realtà no. Poverina. Qualcosa qua in fondo, credo. Bene. Che vista? No, non è vero, in realtà era solo intuito. Merda. Io pensavo che gli infetti sarebbero finiti. Che fossero finiti, invece no. Vabbè, non è un problema, dai. Allora, facciamo così adesso, eh. Ok. Ups. E uno. E due. Merda! Piazza pulita è un cazzo, sono tantissimi, altro che. Quanti sono? Bene. Silenzio. Lui e lei dice silenzio. Sono io che ho fatto casino. Comunque sono finiti. Battute a parte. Bene. Buono. Va. Che culo. Che culo. Bottiglie no, le abbiamo già quelle.
Sento dei clicker io. O almeno mi pare. Secondo me sono clicker. Oh shit. Allora, facciamo così, ragazzi, eh. Buono. Vieni qua, dai. Una bottiglia. Perfetto. Adesso però entriamo qua. Bottiglia. Ce ne sono così tanti. Lo so, muoviamoci. Oh, porca vacca. No, non è morto. Infame. Vabbè. Ormai questa qua è inutile, ragazzi. Lo uccidiamo per bene, anzi lo strangoliamo questo. Ecco. Abbiamo spaccato la testa in realtà. Bene. Aspettate un secondo, cazzo. Tutte le ho fatte fuori. Cavolo. Bene. C'era una cosa da prendere là indietro. Qui no. Ma qua? No. Buono.
Vediamo un po', ragazzi, se riusciamo a fare qualcosa di... Ups. Barichiamoci qua. Ellie, stai davanti tu. Buono. Buono. Dai, vieni, bastardo. Vieni. Non ho paura di te. Beh, un po' sì, in realtà. Piazza pulita? Yes! Li abbiamo uccisi. Credo che siano morti tutti quanti. Prendiamo le cose da qua, eh. Perfetto. Resisti e vinci. Già. Chi la dura la vince. Questa qua è la zona di prima? Sì. Ah, munizione per il diavolo. Vabbè. Ok, ormai. Buone queste. Lanciafiamme. Ok, riesci a spingere giù la cassa? Bello. Salta. Fa attenzione, l'acqua sembra profonda. Ecco cosa faremo una volta finito. Sarebbe? Puoi insegnarmi a nuotare. D'accordo. Vero? Che bello che è qua. Secondo me qui da qualche parte ci sarà una piastrina delle luci, però non ho idea di dove sia, per cui lasciamo stare. No, non ci arriviamo. Ah no? E quindi? Ah, dobbiamo passare per sotto? Eh già. Vabbè, allora visto che ci siamo, guardiamo un attimo in giro. Ah, perché è troppo basso qua, è vero. Dai che adesso andiamo giù, eh. Sotto. Che bello. Sono dall'altra parte. D'accordo, arriva. Io continuo a sentire rumori stranissimi, ragazzi, vabbè. Ah, da qua, giusto. Vieni. Io comunque quando faccio lavoro a casa non faccio mai, non lascio mai. Stai vicino al bordo. Scale così verticali. Quel fumetto. Buttati! Che bello! Non ti va bene niente, Ellie? Sei un lamento continuo! No, scherzo, ragazzi.
C'è qualcosa di bello qua da prendere. Non credo. Niente, qua addirittura non si addentra neanche. Vabbè. Andiamo. Ah, sì, ho capito, dai, da là, va bene. Ed ecco un'altra porta chiusa. Capirei che problema. Non esistono problemi per Ellie e Joy. Va bene. Dammi il piede. Dai. Apri quella porta. Cazzo, Tutto ok? Sì. Ah. Mi ha solo spaventato. Non vedo l'ora che quelle cose spariscano. E se non avessi avuto neanche un colpo di pistola, cosa avrei dovuto fare? Chissà. Oh, un banco da lavoro. Sì. Credo che sia un buon posto per lavorare. Giusto per... Ok. Andrà più che bene. Comunque quel numero lì 19 mi puzza molto. Secondo me mi sono dimenticato tipo una cosa, un ingranaggio da qualche parte. Wow. Ci sarebbe molta roba, ma siamo già particolarmente pieni, per cui non so. Ma in realtà non così tante cose, sapete. Sembrava meglio. Beh, 50 ingranaggi, cazzo, sono tanti, però quello sì. Bene, abbiamo fatto bene. C'è qualcosa da craftare qua? Ok. Ma no, cosa fai, Joel? Sei fuori di testa. E non scavalca, eh. Che cazzo stai facendo? Perfetto. Lanciafiamme al massimo. Vediamo cosa possiamo potenziare visto che siamo qua. Con Vediamo cosa abbiamo. 69 colpi. 69 ingranaggi. Bene. Sì, bel lavoro. Ormai Shork è diventato un compagno davvero, davvero fedele e importante, direi. Ehi, guarda! Eccolo là! Ehi, siamo più vicini. Perfetto. Ti serve una cosa? Un pallet anche qua? Resta lì. Che No, non vado da pallet. nessuna parte. Che poi ragazzi, diciamoci la verità, cazzo per fare 3 metri, non ti puoi anche buttare, eh. Ah. Ops. Non posso fare. Non posso. Esatto, è andata proprio così. C'è qualcosa da prendere qua? No. Grazie.
Veloce, veloce, Joel, veloce! Dai, che sta finendo l'ossigeno, cazzarola! Vai il cadavere! Bene. Interessante. Qui c'è nulla di interessante, no. Bene, allora andiamo là. Ops, sbagliato, ragazzi. Dove si va di qua? Equipaggiamoci short, dato che qua. No, no, no. E questo è il punto giusto, direi. Bene. Ok, vabbè, adesso lei si mette sul bancale. Ma poi? Oila! Dai, va. Ellie. Ok, salta su. Ok, ecco, ci sono. Fai attenzione. Presa. Io direi di metterla. Lì. Ah, ok. C'è una scala lì da abbassare. Pur belli. Dai. Veloce. Ups. La scala si è staccata dal muro. E ora? Mi farà venire un'idea. La conosco già questa idea. Qua, vero. Perfetto. E adesso dall'altra parte. Qui. Forza, Joel. Non così alto. Ok. Perfetto. Va tutta a gonfie vele. Tira lassù. E dopo la mettiamo là. Cioè, l'ha tirata su come se fosse tipo di gomma piumona, ma dopo per capinare sembra che pesi tipo 4 quintali, non so. Vabbè, dai. Ellie nel frattempo se ne va in giro. O è particolarmente confidente, oppure non gliene frega una mazza. Ma stai scherzando? La devi appoggiare qua che deve fare da passerella, no? Metterla per terra, che cazzo fai? Ma! Qualcosa da prendere, no, eh? Bene. Oh, cavolo.
davanti io. Già. Ok, dietro di tu. Io qua vedo dei grossi problemi, eh. Sì. Faccio del mio meglio. Aiuto? Ok, dai, salta. Mi prendi tu, sicuro? Ti prendo. Secondo me cadiamo tutti in acqua qua, eh. Visto? Ce la facevi da sola. Mamma mia. Non si fida molto Ellie. Ops. Muoviti. No! Aiuto! Merda! Ah, ops! Questo è un problema. Ups. Dai, cazzo, ciao, dai. Oh merda. Dai, Joel, esci. Esci. Ma che corrente c'è? No. Non può finire così. Dove cazzo dobbiamo andare? Ah. Dai, dai, dai che manca pochissimo, dai! Joel, devi far uscire l'acqua, eh! Mani in alto! Non respira. Metti le mani in alto, cazzo! Dai, andiamo. Oh. Tensione. Benvenuto tra le luci. Scusa per... Non sapevano chi fossi. Belli. Sta bene. L'hanno rianimata. Siete arrivati per fortuna. Come avete fatto? Botta di culo. Ho lottato come un drago per arrivare. Forse era destino. Ho perso molti uomini venendo qui. Ho perso praticamente tutto. Ma poi spunti tu e vi troviamo giusto in tempo per salvarla. Forse era davvero destino. Da. Portami da Ellie. Non devi più preoccuparti di lei. Ci pensiamo noi. Invece sì, fammela vedere, per favore. Non puoi. È quasi pronta per l'intervento. Che vuoi dire? Quale intervento? I dottori mi hanno detto che il Cordyceps, il fungo che è dentro di lei, è come mutato. Per questo è immune. Una volta rimosso saranno in grado di usarlo per creare un vaccino. Un vaccino. Ma cresce su tutto il cervello? Sì, tutto. Sapete cosa vuol dire? Trova qualcun altro. Non c'è nessun altro. Senti, adesso tu mi porti da... Oh! Oh! Basta.
Ti capisco. Ma qualsiasi cosa pensi di vivere adesso non è niente in confronto a ciò che è passato. La conosco da quando è nata. Ho promesso a sua madre di occuparmi di lei. E allora perché lasci che accada? Perché non si tratta di me. E nemmeno di lei. È che non c'è altra scelta. Purtroppo è vero, Già. Anche se è triste. Sì, continuo a ripeterti queste stronzate. Scortalo fuori. Se alza un dito, sparagli. Bene, dai. Non sprecare questo dono, Joel. E questa qui è la vostra riconoscenza, insomma, capito? Alzati. Alzati, ho detto. Vai, muoviti. Ho detto muoviti. Dammi una scusa. Da che parte? Dov'è la sala operatoria? Senti, non ho tempo. Dov'è? All'ultimo piano, in fondo. Ma nessuno vi ha sentito? Porca vacca, ragazzi. Joel è impazzito. Sta andando berserk. He's going berserk. Il contrabbandiere è qui. No! Un colpo prezioso sprecato. Oh cazzo, quanti sono? Male. Ah, ma poteva girarli, sai che sono un cretino allora. Oh porca. Due colpi. Vabbè. Ma in realtà due colpi vanno bene se li prendo in testa. Sì, li prendo in testa. E uno. Vedo il contrabbandiere! Ah sì? Mi hai visto? Cazzo! Cazzo, ti bastava un colpo per morire? Dove cazzo stai andando, maledetto infame? Perfetto. I proiettili, ragazzi, bisogna usarli tutti. Sfruttarli tutti. C'è qualcosa qua? No.
Benissimo. Perfetto. Uccide d'assalto. Lo proviamo dopo, dai. Pezzo di merda. Oh. Cazzo. Sei morto. Cazzo. Sei corazzato, sì? Merda. È corazzato. Merda. Merda, no. Non me ne ero accorto di avere così poca vita. Cazzo. Vabbè, andiamo avanti. Qua aveva la diavolo però in mano, non è giusto, eh. Non è giusto. Ops. Ho sbagliato, sbagliato, sbagliato. Ho sbagliato. Ho sbagliato approccio. Ho proprio sbagliato tutto qua io. Cazzo. Quest'arma è inutile ormai. Fucile d'assalto? Perché non c'è fucile d'assalto? Non c'è fucile d'assalto. Ce l'ho preso prima. Ma è qua per terra per caso? Buono. Vabbè ragazzi, fucile d'assalto non c'è più. Non molto corretta come cosa. Comunque va bene dai.
Questo cos'è? Ma prima avevo un sacco di colpi di questo qua, ragazzi. Mi sono spariti tutti. Non è corretto. Qua c'è più niente. Pare di no. Beh, una bottiglia, bene. Questo. Andiamo avanti, va. Oh, merda. Merda. Au. Ah, sei morto? Assieme a questo, che culo. O è scappato? No, 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 è proprio morto. Bene. Bene, ma non benissimo in realtà, perché ho solo un colpo di shorty, che era la mia arma di punta. Però diciamo che l'ho speso abbastanza bene qua, dai. Più o meno. Cosa? Niente qua, no? No. Quattro colpi solo. Ma perché? Poi, pillole. Bene. Tanto ormai le pillole ho idea che... Non so quanto lo useremo, 25. Altre 5 posso fare un'altra cosa, vabbè. Dubito, sai, che tu riesca a resistere lì. Bene, ragazzi, noi qua chiudiamo la puntata. Che tensione, grazie e alla prossima.